Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo nuovo video. Lo so che starete pensando, che ci fa questo idiota con la web, con la facecam quando la voce va in differita? Bene, ho provato svariati programmi e Bandicam è l'unico che so usare, con il solo limite che uso la versione free, quindi ogni 10 minuti si stopperà. Ho sempre detto di odiare i gameplay, ma chi mi conosce sa che adoro The Sims 3 e quindi iniziamo con questo episodio pilota. Svolgerò la sfida della Legacy Challenge e lei è Marzia, la nostra protagonista. Spero che vi piaccia esteticamente per quanto si possa vedere. Inizialmente ho sbagliato impostando su Zero Simoleon, correggeremo più avanti. Sì, forse ho esagerato con l'inquadratura perché credevo di dover parlare. Vi avviso che sarà un po' lungo sto video, perdonatemi. Allora, avendo soldi zero inizialmente, come ho detto prima, ho pensato di portare la nostra Marzia a conoscere qualche ometto. Mi scuso anche se la visuale non sarà il massimo. Ah no, che sto dicendo? No, prima siamo andati a cercare lavoro perché senza lavoro non si mangia. E in The Sims 3 con la guida di lavoro vanno sempre bene, beati voi. Quindi siamo andati alla stazione di polizia a fare il nostro colloquio e lo so che adesso sembrerò un uomo di facili costumi a pensare sempre ai maschi, però il fatto è che non vi ricordo quello che sto dicendo perché siccome non so utilizzare l'audio in Bandicam, sto parlando adesso. Abbiamo un capodonna e la storia lesbo ci poteva anche stare, ma poi non sarebbe una sfida del Legacy Challenge, il cui scopo è arrivare a 10 generazioni, soltanto il numero mi fa paura. Iniziamo domani, quindi questa volta andiamo davvero a conoscere gente. Sì, scusatemi, continui i cambi di visuale, ma io sono abituato a giocare senza registrare, al massimo faccio le foto, ecco. In The Sims 3 i taxi sono gratuiti, per chi non sapesse, anche questo beati voi. Abbiamo fatto un primo salto alla galleria d'arte che non è andato molto bene, infatti durerà pochissimo praticamente, perché era vuota, vuota come, non lo so, come un uovo o cosa. E quindi, non essendo andato molto bene questo salto alla galleria d'arte, la serie proprio non c'era anima viva, l'ho portata in biblioteca a creare un bel profilo di incontri online. Ci dirigiamo verso questa benedettissima postazione computer. Nei commenti, specialmente chi di voi è abituato a fare gaming, non so, una Irenbi mi viene che lei sta portando, sì, che lei sta portando italiano The Sims 4. Se avete qualche consiglio, qualche critica costruttiva che non sia vattene a quel paese, lo accetto volentieri. Ricordo, questo è un episodio pilota, l'ho già detto, lo so, quindi il prosieguo di questo episodio dipende da voi. Stiamo creando il profilo online, ho lasciato tutto così, colore preferito, blu, eccetera, eccetera. Adesso curiosiamo un po' tra i profili, io ho velocizzato perché sennò altrimenti non lo guarderete mai. Ho scelto un paio di gentili signori, abbiamo mandato loro un messaggio. Il messaggio non si vede per scelta dei creatori di gioco. Ho scelto questo ragazzo di colore molto carino. E non iniziate a rompere, non si dice di colore, si dice. È sempre la foto. Poi ne ho scelto anche un altro. Sì, forse avrei dovuto velocizzare anche in questa parte, però poi vabbè, sembra un po' una cosa tirata via Benjamin, che assomiglia tra l'altro ad un altro Sims di un'altra città, Sim di un'altra città che non mi viene in mente. Anche, scriviamo anche a Benjamin. Ok, chiudiamo
chiudiamo il simmitico, come lo chiamo io? No, Benjamin e Len, bravo idiota, non mi ricordo mai quello che faccio. Bene, nel frattempo abbiamo incrociato questo tizio, tale Lars, quindi come minimo sarà tedesco, e io per un momento ho pensato, vai, stai a vedere che non serve a nulla l'iscrizione, anzi per incontri. Vediamo chiacchierare amabilmente, interagire. Ora io non lo so che grandezza vedete questo video perché sto registrando la voce con Filmora e non riesco a vedere il pieno schermo, per il momento lo vedrò quando sarà editato. Stanno chiacchierando amabilmente del più e del meno, se avete letto hanno dimostrato subito attrazione uno per l'altro. Disoccupato, stai tranquillo che te lo facciamo trovare. Segno zodiacale, vabbè, già sapevamo che era compatibile, però sia uomini che donne indistintamente trovano sempre il modo di chiederlo. State tranquilli, è una cosa che non ha senso. Non so perché stavo. Ed è single, soprattutto single, cosa non poco importante perché noi non vogliamo fare rovina famiglia. Li lascio ancora un po' a chiacchierare. Sono un po' indeciso sulle interazioni da utilizzare a questo punto. Comunque sia, per una bella manciata di minuti chiacchierano probabilmente fra complimenti, arte e chi più ne ha più ne metta. Tra un po' succederà una cosa un po' buffa che a me personalmente ha fatto morire da ridere. Sta parlando di arte, una che si chiama Marzia Modigliani, che non sa parlare di arte, insomma. Pensare che vuole fare l'agente speciale, che è un ramo delle forze dell'ordine. Se non sbaglio, anche nella realtà, credo. Boh. Li ho lasciati chiacchierare un bel po' perché sinceramente speravo e spero che diventi il suo fidanzato prima e marito poi, ma al momento non lo so nemmeno io. Poi a un certo punto guardate cosa succede. Ah, ecco, qui mi ero accorto che avevo sbagliato la monetizzazione, ho corretto con 1800 simoleon, giusto? E a un certo punto Lars sembra scortese, ma in realtà sonno, povera stella. Perché stavo dicendo Scorsese? Ecco, con i soldi corretti mettiamo in piedi un briciolo di casupola. Ho velocizzato questa parte perché penso che i gameplayer di The Sims 3 sappiano benissimo da sé come costruire, non abbiano bisogno delle mie direttive. Inizialmente mi ero pure dimenticato il bancone, lo vedrete dopo. Arriviamo, facciamo la plin plin, oppure non lo so cosa, visto che si fa tutto da seduti, insomma. E a questo punto Marzia ormai è stanca, è il suo primo giorno, è appena arrivata, e farà un riposino, riposino che state tranquilli, non vi sorbirete perché ho tagliato la parte dove dorme, perché da serie che ce frega. Ok. Quando Marzia si sveglia è molto tardi, quindi proviamo a mettere sotto i denti un'insalata dietetica molto molto bio, o troppo troppo bio, com'era? Non abbiamo i soldi del lavello, quindi tutto felicemente in terra sul prato, ora i bambini non lo fate a casa. Ma è che c'erano rimasti veramente pochi simoleon o soldi, come preferite, che è la stessa solfa. Quindi Marzia è un po' scoraggiata, se ritorna a dormire perché sono tipo mi pare le 4 di mattina. Non riesco a leggere dallo schermo di Filmora, scusate.
Quando si sveglia, tentiamo di invitare Lars. Tenteremo di invitare Lars, pardon. Ogni tanto mi ricordo di portare la visuale. Lars si è detto di no e noi ce ne andiamo a controllare i messaggi del sito di incontri perché tipo no, mi sa che era l'una di notte. In questo momento andiamo a controllare i messaggi. Allora, uno ha detto che il dottore gli ha ordinato di non interagire con noi, gli altri due sono un po' più ben disposti, non so se riuscite a leggere. Ho cambiato la luminosità al massimo perché non si vedeva una cippa lippa. Quindi noi accettiamo entrambe le richieste di amicizia come se fossimo su Facebook. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di seguirmi su tutti i social e attivare la campanellina per non perdere neanche un mio video, ammettendo che vi piaccia questo gameplay di cacca. Nel frattempo siamo arrivati anche in palestra, ci stiamo facendo una doccia con Plin Plin annessa, però non mi ricordo se ho ripreso tutto, fidatevi, perché noi non abbiamo ancora la doccia, abbiamo solo il water. Siamo tornati a casa, approfittiamo per riprenderci un attimo, visto che fra qualche ora si va al lavoro. Come sempre vi risparmierò la parte in cui Marzia dorme, perché mai frega nemmeno a me. Buonanotte. È mattina. Mattina presto. Ci siamo appena svegliati. E Marzia tenta bellamente di prepararsi un minimo di colazione. Vi ricordo che i sim di partenza non sanno cucinare nemmeno un uovo. Ho velocizzato il tutto per non annoiarvi, ma tra poco arriverà una sorpresina. È già arrivata l'ora di andare a lavoro, siamo in ritardo mostruoso. Io, più duro del marmo di Carrara, tento di farle preparare lo stesso la colazione, ma la colazione si brucia. Perciò, visto che la caserma, il comando di polizia ha una mensa, scusate, decido di farla mangiare al lavoro e sulle note della nostra Marzia in divisa, questo video si conclude. Io vi ringrazio per averci guardato. Vi ricordo di farci sapere se volete che continuiamo la serie. E mi scuso per la durata. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!